La Procura di Cremona ha aperto un fascicolo per ipotesi di reato di omicidio colposo dopo la morte di Elisabetta Champong, la donna di 68 anni di origine ganese, spenta all'ospedale Guarda di Milano a distanza di tre giorni dall'esplosione della bombola di gas che si trovava nell'appartamento di Via Cavour. La donna aveva spostato da una decina di giorni la residenza a vescovato dopo che la stessa era rimasta negli anni scorsi a Casalmaggiore e sabato era in visita alla famiglia del figlio. Stando a quanto si è appreso infatti la 68enne è la madre dell'uomo che fuggendo con la figlioletta di due anni in braccio, si è ferito al piede nella fuga e dunque la suocera di Deborah Ajay, l'altra donna finita al Niguarde e tuttora ricoverata per le gravi ustioni. Aveva sette figli, sei dei quali residenti in Ghana dove probabilmente il funerale sarà celebrato e uno invece in Italia, appunto a Casalmaggiore. Lo stabile che fino agli anni 90 ospitava l'asilo Chiozzi oggi è diviso tra la sede di Riv Gosh, una scuola di musica, uno studio di fisioterapia e due spazi di ritrovo per gruppi religiosi, oltre a quell'appartamento, l'unico abitato appunto dalla famiglia ganese. Il sopralluogo da parte del laboratorio mobile del nucleo investigativo dei Vigili del Fuoco, giunto martedì mattina da Milano, è stato favorito da Don Claudio Rubagotti, parroco di Casalmaggiore, dato che la Fondazione per l'Assistenza ai Minori è proprietaria dell'immobile e anzi ha nei vari affitti, il suo unico introito. Sono affranto e addolorato, ha detto Don Claudio, per quanto accaduto e sono vicino a chi soffre e piange questa donna e a tutta la comunità ganese così ricca qui a Casalmaggiore. Al contempo esprimo preoccupazione per chi ha perso, nei giorni a venire, la possibilità di lavorare e operare all'interno. Interno della struttura, ma dinanzi alla tragedia di una vita perduta il resto passa in secondo piano. La Fondazione ha precisato che tutti i contratti d'affitto sono in regola e che a proposito di manutenzione la caldaia, che serve anche l'appartamento dell'esplosione, era stata sostituita a inizio 2022, dunque da pochissimi mesi. Un'attenzione che però non è servita anche perché molto probabilmente le cause dell'esplosione sono da ricercare altrove in quella bombola di gas, appunto, incautamente utilizzata dentro casa.